Ci devi raccontare una cosa alla volta. Quando ho finito tutto. Vai al mare. Vado subito via. Subito via, vai al mare. Devi mettere un po' di muscoletti. Se no, il mare... Non stai ascoltando. No. Questo non ti è utile. Non è utile. Altrimenti stiamo qui tanto, tanto e vai dopo. E poi sei sempre più stanco. No, adesso non lo stavi ascoltando quando volevo. Ho visto, ok? Io lo capisco perché forse farei come te, però adesso è necessario, è utile che tu ascolti ancora 2 minuti. Guarda che il mare si allontana, eh. I colloqui con gli assistenti sociali sono iniziati nel 1997, avevo 7 anni. Durante i colloqui succedeva che facevano tantissime domande ripetitive e ti influenzavano mettendoti in bocca delle parole che non erano le tue. Ricordo che una volta stavo giocando con due omini e la dottoressa mi fa: cosa stai facendo con gli omini? Stai facendo sesso? Mi ricordo diversi colloqui anche di 8 ore in cui martellavano con queste domande e se non parlavo, cioè duravano un'infinità. Mi fanno, li sai i nomi, così, e io sul momento inventai una ventina, 25 nomi, sul momento, quelli che mi venivano in mente lì. Per disperazione ho inventato questi nomi qua, che erano proprio quelli che mi venivano sul momento, a caso, così su un foglio. Dopo sti colloqui molto lunghi, ho inventato che mio fratello mi aveva abusato, che c'erano delle persone che facevano questi riti satanici nei cimiteri. In questi colloqui che facevo di questi racconti, di vero non c'era niente di vero. Per la disperazione, i mal di testa che mi facevano venire, degli emicrania, così, mi sono inventato una storia del genere. E tante parole che mi mettevano in bocca costantemente, se io non dicevo certe cose o dicevo che stavo bene, che non avevo niente, non mi credeva nessuno. A forza di insistere ho detto proprio quello che si volevano sentir dire. I nomi che mi ricordo di aver fatto sono mio fratello e i miei genitori, che cioè, oltre che essere poveri, non mi hanno mai fatto del male, assolutamente. E anche per ripercorrere queste cose qua fa un po' male. Vedevo che questa storia che io stavo inventando stava prendendo piede, quindi cioè, la dottoressa mi diceva: stai salvando, cioè sei coraggioso, sei il primo che sta parlando. Coraggioso era la loro parola preferita. In più ricordo che un giorno la psicologa aveva fatto un incontro con gli altri ragazzi, quelli che abbiamo detto poi tutte le stesse cose, e mi aveva detto: questi sono i bambini che tu hai salvato. E io non mi sono sentito felice, mi sono sentito morire dentro. Io non avevo salvato proprio nessuno. Per mia mamma
prima fidattaria, si è convinta che mi facevano del male, che mio fratello mi aveva abusato, ma non era vero, cioè io lo... Cioè, tutt'oggi, cioè, mi dispiace davvero tanto di questa cosa qua, perché si è dovuto fare la galera e c'era una persona che comunque ci passavo molto tempo insieme, guardavamo la televisione, avevamo un ottimo rapporto come fratelli, eravamo molto legati. E io una cosa che non ho mai accettato è proprio questa, di aver detto queste cose sulla mia famiglia, che non sono mai successe. Mia mamma fidataria crede che sia tutto vero, perché dice che un bambino è impossibile che si possa inventare delle cose del genere. Ma assicuro che dopo determinate domande che colpiscono, ripetitive, così un bambino ti dice sì, mi sono successa. Se un bambino gli dici 10 volte che i genitori facevano cose brutte, ad una certa il bambino ti dice sì, mi facevano cose brutte. Quando è uscito Veleno è successo che io già mi sentivo in colpa da una vita su queste cose qua, di aver fatto arrestare della gente, di aver mandato in galera mio fratello, i miei genitori. Quando è uscito Veleno ho sentito proprio il bisogno di chiedere scusa a mio fratello. Ho voluto proprio riallacciare i rapporti con i miei familiari, quello che mi è rimasto. A mia mamma adottiva non gli è mai piaciuto che riprendessi contatti con quelli che lei chiama quella gente. O noi o loro, dovrei scegliere a un certo punto della tua vita da che parte stare. Mi ha fatto stare molto male, perché una persona potrebbe avere anche una famiglia allargata, nel senso, potrebbe avere la famiglia che ti ha cresciuto e il resto della tua famiglia naturale. Nel mio ultimo ricovero sono entrato volontariamente, perché veniva sempre questa storia qua, che io dicevo che le cose non mi erano successe e mia madre che continuava a dirmi: stai dicendo le stesse cose che dice Pablo Trincia nel libro, stai dicendo le stesse cose che ha detto nel podcast. E io li continuavo a dire, perché questa è la verità, cioè non è diversa da quello che ha detto lui. Non sapevo dove sbattere la testa e ho voluto fare qualche giorno al Diagnose Cura, al CSM di Reggio Emilia. Il CSM è il Centro di Salute Mentale per Malati Psichiatrici. Volevo star là qualche giorno, giusto per sbollire un po' dai diverbi con mia mamma. Mi hanno tenuto 41 giorni, io chiedevo di uscire, non mi facevano uscire, mi tenevano lì contro la mia volontà. Ho chiesto aiuto ad un avvocato e poi da un giorno all'altro mi hanno fatto uscire. E sono stato lì 41 giorni. Avevano messo in mezzo l'idea di mettermi un tutore, una persona che bada a me, che mi accompagna in giro, cioè come se fossi un malato mentale. Io non sono pazzo, non sono malato mentale. Adesso sono seguito da un avvocato, da uno psichiatra che mi ha visitato, diciamo, e mi ha detto che sono una persona capace di intendere di volere, che mi sono buttato in sostanze, alcol, così per non pensare, e soprattutto mi capitava quando avevo sti diverbi con la mia famiglia adottiva. E mi ha detto che sono un ragazzo normale, che non ho malattie mentali, che anche non ho bisogno di farmaci. Sto vivendo per conto mio, sto facendo dei progetti futuri, sto cercando di andare un periodo in una comunità, perché comunque mi hanno dato farmaci per tanto tempo
e non mi sento pronto per iniziare un lavoro adesso come adesso, ho bisogno di un periodo riabilitativo. Adesso ci sono persone che mi stanno aiutando, mi stanno dando una grande mano, sono persone straordinarie, straordinaria, scusate, e sono molto contento. Io immagino un futuro che dove posso aiutare tutti i ragazzi come me che hanno sofferto, stanno soffrendo in questo sistema. Io ho un bellissimo rapporto con la mia famiglia naturale adesso. Ci sentiamo molto spesso, ci siamo visti, ho passato il mio compleanno con loro, sono stato molto contento. L'avrei voluto fare da tanto tempo, ma dall'altra parte avevo paura che ce l'avessero con me per quello che era stato fatto e detto. Non ero contento da quando avevo 7 anni. Sono stato contento poco nella mia vita, perché ne sono successe tante. Secondo me gli altri bambini hanno raccontato le stesse cose, perché anche loro erano costantemente pressati con domande, ti mettevano timore durante i colloqui. E un bambino racconta quello che gli adulti si vogliono sentire dire per assecondarli. Alcuni bambini, oggi adulti, che continuano ad affermare queste cose, secondo me, dentro di loro la verità la sanno e l'hanno sempre saputa. Altrimenti c'è una cosa chiamata proprio falso ricordo, che magari può essere indotto con quei mal di testa che ti fanno venire durante i colloqui. O terza opzione, perché è una verità che è stata su per 20 anni e hanno paura di dire che non è successo niente. E vorrei dire che, cioè, accettare di aver ucciso bambini o di aver subito cose che non sono successe, io principalmente non l'ho mai accettata e non l'accetterò mai, perché non sono successe. Quindi, cioè, io non ho mai ammazzato nessuno, nessuno mi ha mai fatto del male, e le persone che mi hanno voluto bene, cioè, sono finiti in una storia che, cioè, purtroppo, cioè, è stata inventata. Vorrei dire innanzitutto a mia mamma che, nonostante non mi creda, gli voglio bene, anche se non accetta che abbia riallacciato i rapporti con la mia famiglia d'origine. E poi voglio dire agli altri ragazzi di farsi forza, che non ci odia nessuno e nessuno ce l'ha con noi, perché siamo vittime, e di dire la verità, sì, sempre. Adesso che siamo adulti, l'unica cosa da dire è la verità. Il mio sogno è diventare, nell'ambito musicale, un musicista, cantare, poi vabbè, i miei sogni me li sto creando adesso, perché anche a sognare non sono mai stato molto bravo. E ci inventeremo dei sogni.